Ciao amici dei pesci, benvenuti e bentornati sul canale Trocchi Polvere di Stelle. Volevo ringraziare tutti perché siamo arrivati a quota 700 e l'abbiamo anche superata, quindi ringrazio voi tutti che mi date fiducia. Facciamo una stesa per single questo mese, cioè in questo video facciamo una stesa per single per il mese di maggio. Vedremo prima in maniera generale la situazione per i pesci e poi andiamo a vedere nello specifico per gli uomini e per le donne. Quindi, amici single dei pesci, che cosa succederà nel mese di maggio? Amici single dei pesci, che cosa succederà nel mese di maggio? Amici single dei pesci, che cosa succederà nel mese di maggio? Amici single dei pesci, che qui siete un po' bloccati, ah ragazzi, ci sono un po' di blocchi. Allora, qua mi verrebbe proprio da dirvi che non riuscite a fare un lavoro introspettivo, c'è un forte disequilibrio che voi percepite, c'è bisogno di fare un cambiamento e per fortuna non fate resistenza a questo cambiamento. Ci abbiamo anche l'impiccato al contrario, che quindi mi viene proprio voglia di, proprio mi viene da dirvi che state lasciando che le cose facciano il loro corso. Qua per alcuni di voi ci sono delle scelte da fare, per altri invece c'è già un amore che ci sta appagando, ma mi verrebbe da dire che ha un rapporto nascosto che sta venendo fuori. Quindi si sta trasformando. Qui c'è molta noia, proprio a livello di vita, c'è una forma per alcuni anche di attesa. Si sta aspettando che i prosperi desideri si avverino, ma non riusciamo ad amare come realmente siamo capaci a fare. Qua ci sono delle notizie in arrivo, un po' lente, ci sono delle discussioni che vogliamo lasciare andare. Fondamentalmente c'è anche una voglia di festeggiamento per alcuni, lasciando da parte le discussioni, ci saranno questi festeggiamenti. Qui c'è un qualcosa che avanza. Qui c'è tanta tanta passione, ma c'è qualcosa che, ripeto, qua mi viene proprio da dire che c'è un qualcosa che deve venire fuori. Qua, secondo me, la maggior parte degli amici dei pesci, non tutti, ripeto, sono stesure generali, prendete solo quello che vi risuona. Poi andremo a vedere nello specifico l'uomo e la donna che cosa ci diranno i tarocchi. Ma qui vi ritenete single, ma avete una relazione a tre. Qua mi viene da dire che qua c'è un rapporto nascosto. Questo, quindi, considerando che voi vi ritenete single, voi siete l'altro barra l'altra. C'è tanta passione in questo rapporto. È un rapporto che comunque è solido. Voi siete in attesa della realizzazione di questi desideri, ma in questo momento non riuscite ad amare come siete in grado di fare. Ci sono delle notizie che con questo cavaliere di denari stanno arrivando. Sono notizie concrete, ma lente. Per fortuna sono già in viaggio. Qua ci sono delle discussioni da dover lasciare andare, bisogna abbassare l'ascia di guerra per poter festeggiare, però è un qualcosa che vedo andare avanti.
Quindi vediamo un attimino, per quanto riguarda gli amici uomini single del pesci, uomini single dei pesci amore a maggio. Si sono girate delle carte che vi faccio vedere per correttezza, ma rimetteremo dentro perché devo ancora porgere la domanda. Allora, amici, ok, considerando che prima eravate bloccate, questo blocco ce l'hanno più le donne degli uomini. Quindi vediamo un attimino. Amici uomini dei pesci, l'amore a maggio. Uomini dei pesci, amore a maggio. Uomini single dei pesci, amore a maggio. Uomini single dei pesci, amore a maggio. Uomini single dei pesci, amore a maggio. Qua c'è voglia di porgere un'offerta. Qui, secondo me, la donna in questione è una donna del passato. Allora, qui ribadisco che secondo me la donna è del passato. Una donna che è la nostra donna ideale, una donna con cui c'erano dei progetti, dove noi non siamo riusciti a vedere, che, avete fatto un po' i birichini, secondo me. Una donna che non siamo riusciti a, darle il giusto valore. Non riuscivamo a vedere che ci stava soddisfando in ogni nostro desiderio. Qui abbiamo voglia di comunicare, abbiamo voglia di porgere, iniziare un qualcosa di veramente stabile. Abbiamo quasi paura però di mostrare, di dare quello che abbiamo. Siamo ancora in una forma di blocco, ma abbiamo capito qual è il giusto equilibrio in questa relazione. Qua c'è tantissima passione, abbiamo dei rimpianti, abbiamo dei rimorsi su quest'unione. Non siamo riusciti a capire che era un qualcosa di veramente bello, non l'abbiamo voluto vedere. Abbiamo dato, siamo stati molto freddi, o al momento siamo molto freddi con questa donna che comunque non nasconde il suo amore per noi. Ecco, mi arriva questo messaggio come se questa donna in realtà da voi non si sia mai allontanata, ma vogliate essere voi a fare un qualcosa di mi viene proprio da dire, di speciale. Non riuscite ancora a vedere, ad avere ancora ben chiaro che cosa. Sicuro voi volete ritornare da questa persona. Una persona che comunque per voi è stata molto importante, una persona che è ancora nei vostri pensieri. Una persona che voi ricordate comunque con molto affetto e molta stima, una persona con cui per alcuni sentite una forte connessione. Lei è la donna, avete capito che è la vostra donna ideale.
Avete capito che vorreste che fosse la madre dei vostri figli? Per alcuni probabilmente è la madre dei vostri figli. Una persona con cui avevate dei progetti, una persona che volete dimostrare voi di essere cambiate, di aver capito. Una persona che però al momento avete talmente tanti pensieri che non riuscite ancora ad avere una visione chiara di quello che volete fare, di come volete comunicare. Io qui per gli amici uomini dei pesci vedo un ritorno, ma non ritorna la persona da voi, sarete voi a ritornare dalla persona che, ripeto, avete capito il valore che ha. Non solo come donna, perché è una grandissima bella donna, ma è una donna protettiva, una donna amorevole, è una donna materna, ma avete capito voi il suo valore, quanto vale per voi. Vediamo le amiche donne single dei pesci. Questa la riprendiamo, la rimettiamo dentro. Donne amiche dei pesci. Vediamo che cosa sta per succedere in amore nel mese di maggio. Donne single pesci, amore a maggio. Donne amiche dei pesci, single amore a maggio. Qua c'è un blocco, c'è una voglia di ritornare sui propri passi con un uomo probabilmente anche già sposato. Qua noi stiamo, sì, qui voi secondo me siete le altre. Allora, secondo me qua voi vi siete allontanate da un rapporto dove eravate le altre, vi siete allontanate con tantissima sofferenza o vi ha allontanato con tantissima sofferenza. Anche voi qua sentite una forte connessione con questa persona voi non fate altro che alimentare il pensiero su questa persona. Secondo me voi qua avete dato un out out, o me o lei, ma vi siete pentite di ciò che avete fatto, perché nel dare questo out out, ovviamente vale per alcuni, non vale per tutti, nel dare questo out out la persona si è allontanata. Quindi voi state cercando di tornare sui vostri passi, state cercando il modo per poter avere un nuovo inizio, avete una visione distorta.